partire da come è iniziata tutta questa avventura di Europlacements. Alla nascita del mio primo figlio, come tante mamme, mi sono trovata ad aver bisogno di un aiuto, con questo bimbo che non dormiva, che mi faceva un po' disperare, e quindi mi sono fatta una bella ricerca per una tata di madrelingua inglese, visto che comunque io sono di madrelingua inglese, e da lì ho avuto la mia prima esperienza e piano piano mi è venuta l'idea che questa esperienza poteva essere anche utile ad altri. Quindi, quando ho cominciato a parlarne a qualcuno, ho avuto incarico prima dagli amici come sempre, poi piano piano da altre persone, è circolata la voce ed è nata Europlacements in modo molto spontaneo. Spontaneo per quanto riguarda, diciamo, l'idea. Poi dietro avevo comunque un'esperienza lavorativa precedente e quindi ho stretto degli accordi con delle agenzie all'estero e ho cominciato a lavorare con loro. Nel corso degli anni ho poi rilevato le agenzie per le quali stavo lavorando, ho incentrato questo business qui a Milano e ormai è 20 anni che Europlacements esiste. Allora, gli sviluppi sono stati anche un po' conseguenziali e sono arrivati naturalmente. Abbiamo collocato prima tate per i primi 5-6 anni, poi queste tate sono rimaste qua, si sono sposate, si sono accasate e hanno cominciato a lavorare nelle scuole, quindi abbiamo cominciato a lavorare negli asili, nelle scuole e ci siamo lanciati quindi in tutto quello che era il mondo educativo. Il mondo educativo, tra l'altro, è quello al quale io mi sono affezionata di più ed è la parte dell'agenzia che io seguo. Oggi Europlacements è un'azienda decisamente più strutturata, dove sono aiutata da altre due mamme, perché comunque la parola mamma è chiave in questa società, e abbiamo tre divisioni. Abbiamo una divisione che chiamiamo educational, che è quella che seguo, come ho detto, e che prevede servizi per le scuole. Abbiamo la divisione private, che invece è ovviamente rivolta alle famiglie, e questa è guidata da una signora che si chiama Gianna, che ha due bimbi piccoli di 6 e 4 anni, e poi abbiamo la nuovissima divisione corporate, che sarebbe il reclutamento di personale bilingue e madrelingue per le aziende e servizi di welfare legati alla genitorialità, legati all'essere donna, che per noi è sempre molto importante. Quindi, come vedete, Europlacements in 20 anni ha progredito in maniera, diciamo, inizialmente è partito tutto da molto spontaneamente, da un'idea che è nata dal mio essere mamma, e poi siamo arrivati a questo punto.